Prima di raccontarvi tutto quello che ho imparato, penso sia utile condividervi come mi sono preparato poi a vivere una settimana a Dublino. Anzitutto ho scelto questa città come prima tappa perché conoscevo Federico Sbandi, un amico più che un collega ormai da diversi anni. Fede vive a Dublino già da qualche mese e sapevo che mi avrebbe aiutato a conoscere persone del luogo e il primo giorno mi ha addirittura fatto da cicerone per raccontarmi il quartiere tech di Dublino. Ora, soprattutto che è stato assunto da Google, questo quartiere sarà la sua casa. Con Fede ci siamo visti 3 volte e mi ha dato una decina di persone da contattare su LinkedIn e mi ha detto prima che arrivi qui a Dublino contattale. All'inizio ero un po' dubbioso perché dicevo queste persone non mi conoscono. Poi in realtà ho scoperto che Fede gli aveva già scritto e quindi poi tutte mi hanno detto ok sì, vediamoci volentieri. Quindi sono riuscito a organizzare questi primi incontri. Ho fatto poi un post su LinkedIn e anche lì ci sono state delle persone che mi hanno fatto intro. Invece tutte le volte che ho provato a contattare persone che o non conoscevo oppure avevo dei collegamenti in comune ma nessuno mi aveva fatto un intro, è stato un fallimento. Non mi hanno risposto oppure mi hanno risposto al primo messaggio e poi sono scomparsi. E quindi qui, per fare una sintesi, ho capito l'importanza di avere qualcuno che ti faccia un intro oppure ti consigli delle persone che sa già essere disponibili a fare 2 chiacchiere. E quindi l'importanza del networking, l'importanza di creare relazioni umane e di cercare di coltivare questo aspetto sempre di più nel tempo e non di farlo in modo sporadico, perché poi è normale che i risultati siano estremamente bassi. Ho provato anche Eventbrite, ma purtroppo nel periodo in cui io ero a Dublino, di eventi fisici legati al digitale, purtroppo nemmeno l'ombra. Vi faccio vedere adesso come ho diviso il tempo nella settimana, gli orari sono indicativi, ma più o meno sono quelli. Se invece volete scoprire esattamente cosa ho fatto, ho raccolto nelle storie in evidenza su Instagram un po' tutto il meglio di quello che ho fatto, che ho visto. E poi in descrizione vi metto il link sia alle attività che vi sto per menzionare, sia anche alle persone che ho sentito e che mi hanno già confermato che sono disponibili a parlare con ognuno di voi che avrà voglia di conoscere di più su Dublino, avere consigli, qualsiasi cosa, potrete contattarle. Questa è una panoramica di come ho distribuito il tempo durante la settimana. In verde ci sono le attività, ad esempio, con gli amici, le attività su Airbnb. In giallo ci sono invece gli incontri di lavoro. In viola ci sono, diciamo, il momento in cui io mi sono preso un attimo per rispondere alle tante email che avevo. E poi ci sono, in blu delle cose un po' operative. Ho provato a scrivere a degli HR irlandesi senza purtroppo successo. Mi sono messo anche a immaginare che cosa volevo trasmettere tramite questo video. Andiamo però probabilmente alla parte che vi interessa di più, e cioè la parte sui vantaggi e gli svantaggi di lavorare a Dublino. Partiamo dai vantaggi. Dublino è un contesto internazionale, si parla prevalentemente l'inglese, gli stipendi sono 2-3 volte superiori a quelli italiani, è un contesto all'interno dell'Unione Europea, quindi vale la tessera sanitaria che già abbiamo, il conto corrente si può tenere quello italiano e quindi non dobbiamo aprirne un altro, e post Brexit sempre più persone da Londra stanno guardando a Dublino, che comunque grazie alle big tech sta diventando veramente un polo di attrazione per tanti talenti. Ultimo, ma non ultimo, è solo a 3 ore di volo da Roma. Per quel che riguarda gli svantaggi, sicuramente il clima è una delle cose che le persone menzionano di più. Anch'io l'ho provato su di me. Diciamo che secondo me è un discorso anche di abitudine, nel senso che dipende a cosa sei abituato. Non è che tutti i giorni piove, però sì, in buona percentuale ci sarà spesso pioggia. Non è una pioggia magari torrenziale, ma è una pioggia sottile il più delle volte, almeno questa è stata la mia esperienza e quella che mi hanno condiviso. Il tema è, per darvi un esempio un po' più concreto, tante persone da Dublino poi si trasferiscono in Spagna, quindi c'è sicuramente un bisogno di un clima diverso. Però quello che poi ho notato è che per tante persone Dublino è una tappa intermedia all'interno della loro vita, quindi è un qualcosa che comunque arricchisce il tuo curriculum, ti fa crescere a livello umano e professionale, e quindi probabilmente il tema del clima è un qualcosa che per una determinata porzione della propria vita, 2, 3, 4 anni, è un qualcosa che diverse persone sono disposte ad accettare.
Un altro ipotetico svantaggio è legato al fatto che Dublino è una meta per chi vuole tendenzialmente lavorare nelle grandi aziende tech, quindi se cercate startup non è il posto adatto. Il fatto che ci siano solo grandi aziende tech vuol dire che gli standard per entrare nelle grandi aziende siano comunque alti. Ci sono le summer internship oppure i graduate program. Diciamo che appunto bisogna vedere se si hanno i requisiti. Sicuramente uno dei requisiti più importanti è l'inglese. A questo proposito vi lascio all'intervista che ho fatto a Federico. Fede, consigli per imparare l'inglese? Allora, punto primo, accettare l'idea che questo inglese dovete impararlo non perché lo diciamo noi, ma perché evidentemente rappresenta il primo tassello per anche solo lontanamente ipotizzare di fare una carriera internazionale, cioè di andare all'estero e farsi rispettare in un contesto di lavoro in cui dovete capire quello che dicono gli altri e effettivamente dovete farvi capire voi stessi. Per cercare di dare una direzione a questa strategia di acquisizione della lingua inglese, accettare il fatto che inevitabilmente nelle scuole italiane siamo rimasti un po' indietro e quindi bisogna fare delle altre cose per impararlo. È andare all'estero, è seguire un corso privato, è seguire un corso di gruppo in lingua inglese. Tutto questo però, prima di fare questa grande scelta, dovete, come piace a me, aprire idealmente un file Excel e chiedervi dove abitate, quanti soldini avete da parte e quanto siete ambiziosi. Perché sulla base di queste variabili, ad esempio, potreste decidere di andare all'estero con i soldini che avete in tasca, pagarvi un corso di inglese di 3-6 mesi a Dublino, Berlino, Amsterdam, Londra, e quindi andare da studenti all'estero e imparare proprio le basi per acquisire quella fluenza che un giorno vi tornerà utile al lavoro. Oppure, immaginiamo che non avete i soldini, e però siete abbastanza ambiziosi, siete battaglieri, siete affamati, potete andare all'estero, fare un lavoro molto umile e accettare il fatto che non andate da studenti, ma da lavoratori, e anche solo il fatto di stare in un ristorante, stare in un pub, non un pub o un ristorante italiano, ma stare in un contesto internazionale e parlare con dei clienti, vi permetterà umilmente di pagarvi la sopravvivenza in quel paese e poi effettivamente portare a casa il risultato, che è acquisire la fluenza. Non avete per n ragioni modo di andare all'estero, volete imparare l'inglese da casa, sappiate che è molto più difficile, perché a meno che state in un contesto, come dire, che a livello ambientale in cui tutti parlano la lingua inglese, se state a casa vostra è ovvio che l'inglese lo imparate peggio, però ancora c'è speranza, e lì vi dovete chiedere quanto veloce volete andare. Perché se siete quel tipo di persona che legge i sottotitoli di Netflix in inglese, oppure si fa un'ora a settimana di lezione privata in inglese, ragazzi, con un'ora a settimana avanzerete ogni settimana di un millimetro. Se vi andate ad esempio a fare un corso di inglese di gruppo che vi porta via 10, 15, addirittura 20 ore a settimana, è evidente che ogni settimana avanzerete addirittura di un chilometro, quindi andrete un pochino più veloci e arriverà il momento in cui dopo 2-3 mesi vi sentite di avere quella fluenza di base. Perché? Perché queste scuole vi hanno fatto conversare. Quello che manca, ragazzi, è la conversazione. Quindi fate qualunque cosa possibile e immaginabile sulla base dei soldini che avete da parte, sulle vostre condizioni di partenza e del vostro ideale punto di arrivo. Fate di tutto per cercare di capire come portare a casa quanta più conversazione possibile con qualcuno che vi corregge. Perché se non c'è nessuno che vi corregge, state solo dicendo delle cose. E invece no, come in tutte le cose della vita, c'è bisogno di qualcuno che metaforicamente ti dia un piccolo sganassone e ti faccia capire come andare meglio. Ok, e invece per quanto riguarda quando fare l'esperienza all'estero di lavoro, intesa magari legata appunto uno vuole lavorare nel digitale all'estero? Allora, qui l'inglese sicuramente è fondamentale, perché se siete un profilo junior e quindi già non avete troppe esperienze da offrire sul piatto, almeno una buona conoscenza della lingua inglese fa la differenza. Secondo, il fatto di conoscere i diversi mercati lavorativi, perché quello che cercano le startup ad Amsterdam è diverso da quello che cercano le grandi corporate a Berlino, che è diverso da quello che cercano le grandi big tech a Dublino. Cioè ogni città ha in qualche modo la sua grammatica, le sue meccaniche lavorative, e anche qui conoscere come funzionano questi mercati del lavoro fa tutta la differenza. Terzo consiglio spassionato a livello macro: essere pazienti. Cioè quando qualcuno vi mette in testa di andare all'estero, se non state andando per imparare l'inglese, quindi andate lì solo per il gusto di imparare la lingua, se vi siete dati la regola che potete andare a lavorare all'estero in un contesto internazionale, chiedetevi quando farlo esattamente, perché magari vi siete messi in testa stupidamente sulla base di informazioni sbagliate o del pregiudizio degli altri o di un amico che è andato a Londra, eccetera eccetera, vi siete messi in testa di andare all'estero adesso o tra 3 mesi, quando invece, facendo un calcolo matematico di cosa state facendo adesso e quali sono le esperienze di cui avete bisogno per arrivare pronti all'appuntamento con la startup ad Amsterdam, con la grande azienda a Berlino o con la grande big tech a Dublino, effettivamente ci sono dei passaggi intermedi ancora da portare a casa. Chiedetevi quali sono e siate pazienti, perché è meglio andare all'estero armati fino ai denti per portare a casa un buon risultato tra 5 anni
che andarci già 3 mesi, bruciarvi l'esperienza perché non portate a casa il risultato e avere la percezione per tutta la vita che andare all'estero non serve a niente. No, non è servito a voi per come vi siete preparati. L'importante è prepararsi. E prepararsi per te è relazioni? È anche relazioni. Perché se fosse solo relazioni sarebbe come in politica che conta letteralmente solo la capacità di andare a pranzo con qualcuno. No, quello che conta è sapere le cose, che a volte sono cose che impariamo al lavoro, a volte sono esperienze linguistiche, a volte è la somma di queste due cose se andate all'estero, e poi sono anche le relazioni, perché dovete accettare il fatto che ogni persona è come se fosse una porta che può essere aperta e vi può portare da qualche parte, tipo l'azienda in cui uno lavora, tipo le aziende degli amici che quella persona conosce. Quindi anche fare network sul territorio vi permette di portare a casa informazioni che vi inquadrano meglio il contesto del lavoro in quella situazione, in quella geografia, e anche conoscere quelle 7, 10, 20, 30 persone che un po' possono diventare amici e un po' possono diventare potenzialmente delle persone che vi fanno accedere a un'azienda specifica. Quindi ci sono anche le relazioni. Come vi dicevo, Dublino può essere una tappa intermedia, c'è chi si poi trasferisce a Barcellona, c'è chi invece si trasferisce negli Stati Uniti, grazie al fatto che appunto le grandi aziende tech hanno sede sia a Dublino sia magari a San Francisco, e quindi poi hanno la possibilità di trasferirsi magari da Google Dublino a Google San Francisco. Oppure c'è chi preferisce invece farsi un'esperienza in una grande azienda tech per poi avere, diciamo, l'autorevolezza e la forza per cercare di lavorare da remoto ovunque e si vogliano. A chi di voi interessa scoprire un po' di più come funziona il processo di selezione all'interno di una grande azienda tech, vi consiglio di dare un'occhiata alla playlist su YouTube di Federico Sbandi, che ha raccontato per filo e per segno il suo ingresso in Google. Secondo me vi può dare tanti spunti, ed è tra l'altro tra le persone che si sono dette disponibili a fare due chiacchiere con tutti coloro che vogliono andare a Dublino. E quindi, che cosa mi porto a casa dopo una settimana a Dublino? Bella domanda. Diciamo che sicuramente mi ha aiutato tanto a capire le dinamiche a livello internazionale a Dublino, cioè nel senso, Dublino è comunque una città in cui ci sono persone da tutto il mondo, e anche se mi sono confrontato principalmente con italiani, ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con persone da altri paesi, Turchia, India e così via, e questa cosa mi ha aiutato a capire quanto veramente alla fine le relazioni umane sono la cosa più importante, ed è proprio in questa direzione che sto cercando di riflettere per capire come portare Startup Impact appunto al passo successivo, e quindi all'internazionalizzazione. Non vi anticipo troppo perché ho tantissimi appunti, ma ho ancora bisogno di tempo per capire, riflettere, e sicuramente una settimana a Amsterdam e in tante altre città mi aiuterà a avere una visione più chiara. Una cosa che ho scoperto invece su me stesso è che mi piace un sacco fare video, mi piace un sacco raccontare, condividere, e avevo un po' smesso di farlo perché mi mettevo costantemente a confronto con Virginia, che secondo me è molto più brava di me, e la stessa cosa anche sul lato umano, cioè tendevo a condividere solo esclusivamente cose attinenti al lavoro. Quello che mi sono accorto è che in realtà devo smettere di giudicarmi, devo smettere di paragonarmi. Va benissimo avere stima, diciamo, rispetto a una persona che ami, oltre a che lavora con te. Io spesso la chiamo Maradona, per quanto la reputo un genio in determinati contesti. Però appunto quello che mi sono accorto è l'importanza di smettere di giudicarmi, di fare le cose che mi piace fare, di condividerle, e che comunque l'importante è essere di ispirazione o utile anche solo a una singola persona, e quindi in questo senso va benissimo quello che riesco a dare, ognuno dà quello che può dare. Prima di partire per Dublino avevo avuto diversi attacchi di ansia, non so spiegare il perché, so che però erano veramente degli attacchi forti, profondi al petto, che mi facevano, non mi permettevano di respirare bene, e appunto cercavo di capirne le cause, perché l'ultima volta che avevo avuto una sensazione di questo tipo era quando Startup Impact stava per fallire, eravamo nel momento più critico e quindi avevo incertezza su che cosa sarebbe successo dopo. Ma adesso invece dovrei essere pieno di gioia, perché comunque il motivo per cui sono qui a Dublino è legato all'internazionalizzazione di Startup Impact, stiamo crescendo,
E allora perché provo tutta quest'ansia? Ho cercato un attimo di fermarmi per provare a capirlo. Quindi mi sono ricordato di un momento particolare in cui ho preso consapevolezza che il modo in cui stavo organizzando questa settimana a Dublino era sbagliato. Stavo organizzando solo ed esclusivamente appuntamenti di lavoro con persone che lavoravano in Facebook, Google, Amazon e così via, ma stavo facendo solo quello. E mi stavo perdendo invece la bellezza di andare in un posto in cui non ero mai stato. Per fortuna, tutte le persone a cui scrivevo mi dicevano di comunque vederci tendenzialmente dopo che finiva la loro giornata di lavoro, quindi dopo le 6. E quindi mi sono ritrovato a dover scegliere tra organizzarmi il tempo libero oppure dire ok, lavorerò da remoto come se fossi poi a Rieti. E ovviamente ho scelto la possibilità di esplorare Dublino e quindi mi sono buttato a prenotare attività su Airbnb. Questo perché comunque sto cercando, seppur un po' con fatica, di uscire dalla mia bolla legata esclusivamente al lavoro e di cercare di capire chi è Gherardo fuori dal lavoro, di scoprire me stesso, di uscire sempre di più dalla mia zona di comfort e quindi fare esperienze che non avrei mai fatto. Il percorso di crescita che sto cercando di fare con alti e bassi e poi anche di condividere è proprio quello di smettere di identificarmi solo con il lavoro, perché mi sento super fortunato ad avere uno scopo nella vita, ad aver trovato un lavoro che mi appassiona, però allo stesso tempo mi rendo sempre più conto come sia importante anche coltivare il mio lato umano e quindi, come dicevo, sono passato all'azione andando a cercare le attività su Airbnb più particolari che potessero veramente farmi fare qualcosa che non avrei avuto la possibilità magari di fare in Italia. E questo perché comunque la vita è fatta anche di piccole gioie quotidiane, di momenti di leggerezza e altrimenti appunto rischiamo di dimenticarci la bellezza della vita quotidiana e di essere talmente focalizzati a lavorare che poi appunto ci perdiamo il senso della vita stessa. E ci perdiamo non soltanto quello che stiamo facendo, ma ci perdiamo spesso anche il perché stiamo facendo un determinato lavoro, proprio perché siamo troppo concentrati esclusivamente sull'operatività, sul quotidiano lavorativo e non sul prenderci dei momenti per noi stessi. Adesso vi faccio vedere un po' di cose che ho prenotato su Airbnb. Ad esempio, ho prenotato una passeggiata alla scoperta delle eroine d'Irlanda, poi ho prenotato una passeggiata tra le montagne di Dublino, un tour panoramico in bici e poi anche alle scogliere di Moher, spero di pronunciarlo bene, in cui veramente non vedevo l'ora di quell'esperienza perché è una delle meraviglie che ci sono sul nostro pianeta. E infine, la più attesa era una lezione per imparare a forgiare un anello. Quella era la mia preferita e mi avevano già conquistato con la parola forgiare. Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. Ma soprattutto mi davano la possibilità di regalare un anello unico e personalizzato a Virginia dopo quello di fidanzamento e sicuramente non sarà altrettanto bello, ma sarà fatto letteralmente con le mie mani. Quindi prenotare tutte queste attività mi avrebbe dovuto dare gioia, eppure continuavo a sentire ansia fino al momento in cui sono partito. E tutto questo perché mi è venuta in mente una riflessione fatta con Virginia legata al fatto che quando lasciamo le vecchie credenze, quando lasciamo le vecchie abitudini, ci sentiamo allo stesso tempo liberi ma anche vuoti. Nel mio caso ho lasciato già da qualche anno l'idea che per realizzarmi debba lavorare 10-12 ore al giorno, compresi i weekend, perché quello che in realtà ultimamente, negli ultimi mesi, forse potrei dire anche l'ultimo anno, sto cercando di fare è di essere sempre più a contatto con la natura. Mi rendo conto che però non è facile perché a volte per me, almeno, lavorare è la cosa più semplice da fare piuttosto che cercare un posto bello nuovo in cui andare. E adesso invece sarò 2 settimane fuori da casa, da solo. Sarò una settimana a Dublino, una settimana ad Amsterdam e probabilmente quello che mi spaventa è l'incertezza legata al fatto che mi sono un po' perso chi è Gherardo fuori dal lavoro e quindi probabilmente questa incertezza mi provoca anche degli attacchi di ansia che guarda caso poi sono completamente svaniti subito dopo che sono atterrato a Dublino. E perché penso che viaggiare mi stia aiutando così tanto a scoprire chi sono? Perché ad esempio fare sport mi aiuta tantissimo a scaricare, anche quello è un modo per uscire dalla zona di comfort,
però per me viaggiare lo è ancora di più, cioè è un livello superiore, nel senso che soprattutto stando da solo ho la possibilità di scegliere quello che voglio senza dover pensare a quello che piace anche ad altre persone. Ho la possibilità di conoscere nuove persone privo di qualsiasi etichetta che io o le persone intorno a me ci siamo dati nel tempo, e quindi è veramente la possibilità di ripartire da zero e di conoscere veramente chi sono e di provare anche cose nuove e capire se quelle cose sono delle attività che vorrei magari portare nella mia quotidianità senza appunto la pressione del giudizio di qualsiasi persona, inclusa me stesso. Quindi perché penso sia utile viaggiare da soli? Perché ci dà la possibilità di fare cose nuove senza il giudizio di persone che ci conoscono da sempre. Conoscere meglio me stesso ovviamente non è qualcosa che scoprirò in un paio di settimane, ci vorrà del tempo, infatti prevedo di viaggiare nei prossimi mesi, e in questo senso quello che cercherò di fare è di condividere tutto quello che imparo, non solo lato umano ma anche lato professionale, e spero che le riflessioni che condividerò saranno utili anche a te che stai guardando questo video e farci sentire un po' più uniti nelle difficoltà che ognuno di noi incontra nel percorso per conoscere meglio noi stessi. E alla fine quello che conta di più è semplicemente impegnarsi a migliorare se stessi giorno dopo giorno, senza paragonarsi agli altri, soprattutto quando diventa una cosa che ci blocca anziché aiutarci a progredire.